In una ciotola capiente metto 3 uova medie a temperatura ambiente. Aggiungo 100 g di zucchero, monto con le fruste elettriche, ottengo un composto bello gonfio, chiaro e spumoso. Aggiungo in modo alternato e poco alla volta 90 g di farina 00, 30 g di cacao amaro in polvere e 100 g di fecola di patate. Verso sempre a file in più riprese 60 ml di olio di semi di arachidi e 60 ml di latte. Infine unisco mezza bustina di lievito per dolci. Lavoro sempre con le fruste elettriche fino ad ottenere un composto uniforme e senza grumi. Verso il composto ottenuto in una teglia oliata ed infarinata da 30 cm x 20 cm. Lascio cuocere in forno già caldo e statico a 180 gradi per circa 30 minuti. Consiglio sempre di fare la prova a stecchino per verificare la cottura. E ora lascio raffreddare per bene. Ho rivestito un tagliere con la carta da forno, verso 250 g di Nutella, stendo in modo uniforme con la spatolina, ottengo una sfoglia grande quanto il pan di Spagna appena preparato. Metto a rassodare nel freezer. A questo punto monto con le fruste elettriche 250 ml di panna fresca. Ora che il pan di Spagna al cacao è ben raffreddato, taglio in 3 parti. Rimuovo la parte superiore, la cupola che si è formata, metto da parte. Farcisco uno strato con la panna montata, livello per bene con la spatolina. Metto sopra la sfoglia di Nutella ormai congelata, stendo sopra la restante panna montata, livello per bene. Dispongo sopra l'altra fetta di pan di Spagna al cacao, metto in frigo a riposare per circa un'ora. Nel frattempo preparo la copertura. In una casseruola verso 200 ml di panna fresca, porto a bollore a fiamma media. Verso in 200 g di cioccolato fondente tritato, mescolo con la spatola in silicone, ottengo un composto bello fluido. Man mano che la copertura si raffredda, risulterà molto più densa. Ricopro l'intera torta, bordi compresi, livello per bene con la spatolina, lascio riposare la torta in frigo per 30 minuti. Micro amici, la torta pinguì, panna e cioccolato è pronta per essere gustata. Consiglio di tagliarla in piccole porzioni. Se vi piacciono le merendine della Kinder, dovete assolutamente provare questa torta. Questa torta è perfetta anche per i compleanni dei vostri bambini. Sarà un grande successo. Potete prepararla tranquillamente in anticipo. È troppo golosa!